Questo programma è presentato da Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli. Buonasera al pubblico di Scienza e Lavoro. Ecco, siamo qui per fare come al solito il nostro appuntamento di approfondimento di Scienza e Lavoro su temi di interesse locale e nazionale. Cominciamo prima da un racconto che ci facciamo, due chiacchiere con un parlamentare della Repubblica Italiana e facci raccontare quelli che sono stati un po', ecco, i quattro temi più importanti per noi italiani, ma anche e soprattutto perché un po' è la linea politica che ha portato avanti fino adesso il senatore William De Vecchis della Lega Salvini Premier. Buonasera, senatore. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere tornato qui a Scienza e Lavoro. Poi andremo avanti con i temi dell'energia e successivamente chiuderemo di nuovo con il secondo appuntamento del villaggio della salute, cioè vuol dire un nuovo modello di comunità dove vivere per essere tutti quanti più sani. Ecco, un tema in questo sicuramente che ha a che fare anch'esso con il clima. Allora, senatore De Vecchis, ci siamo lasciati 6 mesi fa, nell'ultima intervista che abbiamo fatto insieme, diciamo nel corso di questi 6 mesi di cose ne sono accadute. Ce l'avamo lasciati con la Lega che era al governo, con il Movimento 5 Stelle e poi una Lega che a un certo punto, su una linea programmatica diversa dal Movimento 5 Stelle, decide di, come dire, separare queste strade. Ecco, devo dire, analizzando questi 6 mesi, più convinto ancora di prima di questa scelta oppure ha un altro pensiero? Sempre più convinto. I fatti lo hanno dimostrato. C'è stata una crisi di governo non per motivi personali di simpatia o di antipatia, non c'erano più le condizioni per andare avanti su due argomenti: la linea economica e soprattutto quella del rilancio industriale della nazione. Questi i due punti fondamentali. E oggi i fatti ci danno ragione, perché abbiamo la crisi all'Italia ancora aperta, abbiamo Whirlpool, Ilva e se ne stanno aprendo altre, Alenia. Purtroppo non ci hanno dato retta i nostri alleati di governo di allora. Noi dovevamo semplicemente rilanciare i cantieri, rilanciare l'economia, avere più coraggio su alcune prese di posizione nei confronti dell'Unione Europea. Questa Unione Europea che veramente è diventata un capestro per tutte le nazioni e soprattutto per l'Italia. Erano queste le motivazioni, non per simpatia o antipatia, perché i rapporti umani sono anche rimasti e sono in essere. Il problema, ripeto, era politico. Ed è politico. Allora, la cosa che a noi ci ha stupito è questa, è che il Movimento 5 Stelle, finché era con voi, aveva una linea politica, si è alleato con il Partito Democratico, ha completamente cambiato linea politica. Quello che ci ha stupito a noi che facciamo analisi della politica in generale, pensate che un partito politico cambia completamente linea secondo con chi è alleato. Apriamo un primo dossier importante che già distingue. Quando 5 Stelle era con la Lega aveva un atteggiamento molto chiaro sulla droga e quindi su che la droga fa male a tutti i livelli, di qualsiasi, diciamo così, genere stiamo parlando, ha un atteggiamento che invece in alleanza col PD per loro alcune droghe non fanno più male, quindi hanno un'idea diversa. Allora ascoltiamo la testimonianza di una ragazza
che da piccola purtroppo è finita nelle braccia, diciamo, del disagio sociale, della droga, della malavita. E ascoltiamo la testimonianza vera, cioè non le chiacchiere, diciamo così, da salotto. Certo. Ascoltiamo che cos'è veramente il fenomeno della droga e poi lo commentiamo con lei, perché so che lei è impegnato su una campagna ben mirata di no alla droga assoluto. Vediamo il servizio da San Patrignano. In adolescenza ero, cioè, secondo me era felice, ma perché ero, cioè, quasi sempre sballata, cioè secondo me era un'adolescenza normale, ma non lo era. Sono Eleonora, 31 anni, vengo da Bologna e prima di entrare qua, nel senso, mi consideravo una ragazza normale, cioè lavoravo, avevo un ragazzo, ho iniziato a fare uso di droga a 13 anni. E ho continuato, sì, finché non sono entrata. Ho iniziato con le canne, poi sono passata subito a droghe sintetiche, poi cocaina e ho finito con l'eroina. Era tanto una cosa che comunque facevano tutti gli altri, quindi ho voluto provare pure io. È andata così. Io l'anno mi sono resa conto che ero piena l'estate che ho fatto prima di entrare, perché comunque sì, lavoravo, i soldi in tasca ce l'avevo, la casa ce l'avevo, non era un problema continuare ad avere questo stile di vita per me, però proprio dal punto di vista psicologico non ce la facevo più a pensare che la mia vita era sempre rapportata ad avere la droga per andare avanti, cioè di alzarmi al mattino, pensare sempre a quello, e comunque ero sola, avevo un ragazzo, ma se non avessi avuto lui ero completamente sola. Poi iniziavo anche a essere grande e mi dicevo, cavolo, ma se volessi farmi una famiglia, ho quasi 30 anni, io che famiglia mi potrei fare con il futuro che, cioè, dovrei dare a mio figlio, cose così. Era un'infanzia felice, non ce l'ho avuta, diciamo. Cioè, il primo Natale felice che ho fatto l'ho fatto qua, perché fuori non volevo mai che arrivasse, perché comunque mi erano separati. Io sono stata tanto cresciuta, cioè ero sempre stata riempita di cose materiali, di regali, di cose comunque per colmare degli affetti che non avevo. Quindi per me Natale erano gli scatoloni di regali, proprio scatoloni su scatoloni. San Patrignano è dura, va a momenti, cioè momenti comunque più difficili. Ecco, senatore De Vecchis, molti, diciamo, si hanno dato un'interpretazione alla famosa citofonata di Salvini sull'idea che Salvini lo facesse su un'idea prettamente elettorale. Devo essere sincero che poi abbiamo visto tutta una serie di servizi giornalistici su quel quartiere di Bologna, e in realtà dopo quel gesto di Salvini oggi gli spacciatori, qualche timore in più nello spacciare per strada su quel territorio, oggi, come dire, ce l'hanno di sicuro. Allora, sa, io capisco bene, la televisione in sé, e quindi la mediaticità, quando uno è un personaggio famoso, ok, in realtà un po' deve esporre anche se stesso, se su un tema, no? È importante. Mi ricordo quella frase che è purtroppo di un film, no? Ma quello dell'uomo ragno, di Spider-Man, no? Da tanto potere. Tante responsabilità. Tanta responsabilità. Da un grande potere, grande responsabilità. Cioè, certo. Allora, in realtà quello è un codice morale, cioè, e l'idea è quanto devo sacrificare me stesso, no? Un po' anche nell'idea che abbiamo noi cattolici, no? Quando il Cristo dice cosa dovevo fare? E per
come dire, per cambiare la storia. Ha dovuto mettere se stesso sulla croce, non ci sono state alternative. Certo. Cioè, non è che ha potuto fare tutto qualcosa estremo. Al ribasso, cioè non è che ha potuto giocare al ribasso. Adesso non voglio estremizzare il discorso della citofonata di Salvini entrando in blasfemia con il Cristo che si sacrifica, ma voglio far capire che chi è, come dire, abnegato rispetto a un'idea sicuramente sacrifica anche al proprio discapito, no? Se stessi in questa battaglia. Ci spieghi la sua battaglia sul no alla droga? Guarda, mi tiro su le maniche perché questo è un argomento che mi scalda. Proprio ieri ho incontrato Franco Vismare, responsabile della comunità di San Patrignano, e a lui ho detto una cosa semplicissima che credo che possa racchiudere questo pensiero. Per me non è un atto politico, è guerra contro la droga, perché siamo in guerra, perché la droga è morte, la droga è sofferenza, che sono i risultati di una guerra culturale, sociale, ma soprattutto di scontro proprio, uso questo termine, uno scontro contro la malavita, perché la droga è delinquenza, la malavita è mafia, e noi ci dobbiamo battere contro questo sistema che non possiamo di certo condividere e soprattutto legalizzare, perché qui si parla anche di legalizzazione. Tant'è vero che abbiamo dato vita a un gruppo interparlamentare contro la legalizzazione della cannabis, ovviamente la maggioranza degli aderenti sono del gruppo di centrodestra, Lega. Ringrazio la Locatelli e Zicchieri per il lavoro che stiamo e porteremo avanti nei prossimi giorni. Però quello che voglio dire è il sacrificio più... il politico deve avere coraggio, si deve sacrificare, perché la politica non è apparire in TV la cravatta di Marinella, faccio anche pubblicità, da 100 euro. La politica è altro, è le mani che sudano, le mani sporche. La politica è passione e soprattutto sacrificio. L'altro giorno un dirigente della polizia mi ha detto: tu ti esponi molto, stai attento. Io metto in conto anche la pistolettata, la metto così, sia politica che anche fisica, però io mi sento un soldato d'Italia, e quando i soldati andavano al fronte, stavano sul Piave, anche loro hanno messo in conto la fucilata e l'hanno presa. Quindi noi siamo dei soldati d'Italia, il politico deve essere un soldato d'Italia e si deve battere per il proprio popolo. Difendere i ragazzi è importantissimo. Questa ragazza mi ha commosso, ha due frasi soprattutto mi hanno colpito: ero piena. Una frase che può sembrare banale, era piena di che cosa? Di veleno, di paura, di ansia, di infelicità, perché questa è la droga. E poi ho detto un'altra cosa, a 13 anni. E ora i dati sono allarmanti, perché è anche scesa l'età dei consumatori, si arriva ad 11 anni. Ieri ho incontrato una professoressa, una dirigente scolastica, non dico di quale scuola, ma delle elementari, che vuole fare dei corsi di prevenzione, perché già in quinta elementare ci sono ragazzi che iniziano con le sigarette. Ma se abbiamo organi di stampa e alcuni partiti politici e alcune associazioni che dichiarano che la droga leggera non fa male, drammaticamente, come dire, le famiglie e i ragazzi abbassano la guardia. Cioè, su questo tema. Cioè, il problema è che se noi non portiamo, come dire, io dico che sia corretto, come dire, che le famiglie, che le scuole organizzino questi viaggi per esempio il tema del razzismo, quindi vanno ad Auschwitz, certo, o vanno ad altre realtà nazionali e internazionali a vedere come i totalitarismi e quindi le idee di odio delle persone hanno portato a dei fenomeni brutti. Certo. Però deve essere allo stesso tempo e non un piano diverso, perché sennò diventa, come si dice, diventa propaganda e non è più una cosa reale. Le scuole, tutte le scuole, quando tu arrivi in primo superiore, devi andare in un centro di recupero per persone che si drogano. Questo bisogna andarci, perché Diego, se noi li facciamo fare la gita e stanno un giorno a parlare con chi sta là dentro a soffrire per uscire da un sistema di droga che è cominciato con la cannetta, col piccola dose di hashish, si capisce. Quindi andiamo a fare il giro della memoria e del ricordo, lo andiamo a fare per, diciamo, le stragi fatte dal nazismo. Andiamo a farle per le stragi del comunismo
nei gulag e oggi in questi giorni ricordiamo le foibe ed è importante che le devono sapere. Certo. Andiamo anche, portiamo anche le scuole però a fare la stessa cosa per le comunità di tossicodipendenti. Deve essere la legge di Stato. Sotto i vecchi, spero che lei si possa prendere questo impegno di inserire in un atto di indirizzo o adesso che siete in opposizione, o domani che siete in governo, che quando una delle gite scolastiche del primo superiore in tutta Italia, di qualsiasi scuola, è una giornata in una comunità di recupero di tossicodipendenti. Noi ragazzi dobbiamo fargli capire questa cosa. Ma guarda, ti posso già dire che sei lungimirante, perché è uno degli articoli del disegno di legge che vogliamo portare avanti con il gruppo interparlamentare. È giusto ricordare quello che è avvenuto nel Novecento affinché non riaccada. Ma è giusto non mettere ora, oggi, in pericolo i nostri ragazzi. E il pericolo più grande è la droga. È inutile. Tra l'altro Frank Vismara mi confermava quello che so, perché lo so, lo sappiamo. Ci sono atteggiamenti culturali che sono pericolosi. Culturali come i rave, che tra virgolette la musica rave, alcune musiche. Ora non voglio fare il proibizionista all'americana, ma ci sono alcuni atteggiamenti che inducono all'uso di sostanze stupefacenti, tipo gli acidi. Ma c'è stata anche la polemica adesso sui i cantanti che fanno canzoni... Che fanno sull'uso di droghe. Droghe, ma sulla violenza. Cioè la canzone raccoglie consenso ed è lo stupro di una ragazza. Allora, dobbiamo mandare messaggi positivi ai ragazzi. Si può fare rap, si può fare rock, si può fare ogni genere di musica, perché io non entro nei gusti delle persone. È il messaggio che è importante. E quindi io chiedo responsabilità a tutte le persone, soprattutto a quelle che hanno visibilità. Non mandare, ve lo chiedo per favore, non da mandare. Grande potere deriva grande responsabilità. Non mandare messaggi negativi, perché stavo leggendo una bella intervista del mio compaesano e gli mando un messaggio. Ha detto che ha cambiato vita, che è innamorato. Io gli auguro di avere dei figli. E quando diventerai papà, mi darai ragione. Perché non vorrai che tuo figlio usi droghe, faccia violenze. Dammi retta, amico mio. Pensa che un giorno avrai un figlio e lo devi crescere con gioia. Io, mio figlio, è libero di fare quello che crede. Ho dato due paletti, avendo 16 anni. Non si parla di droga e devi portare rispetto alle donne. Sono questi due paletti. Poi, ovviamente, due temi importanti. Poi l'educazione familiare a scuola. Devo passare da un altro argomento, perché certo. Devo interrogarla su altri temi e su altre cose che lei condivide. Io adesso le farei ascoltare questo dato che ha rappresentato qualche giorno fa Matteo Salvini sull'inizio della gestione Borghese. Quindi cioè, ora abbiamo un altro ministro degli interni, certo. Abbiamo un altro governo, e anche su questo il Movimento 5 Stelle cambia idea sulla droga, quindi passa sul sì alle droghe leggere. E adesso passa anche sul sì agli sbarchi. Mi dicono che addirittura mo hanno rimesso il finanziamento per l'immigrazione. Loro ce lo spiega bene. Vediamo sì. Cosa ha detto Salvini sui dati dell'immigrazione. Più 700%, quindi 7 volte di più. Non sono raddoppiati gli sbarchi dal 1 gennaio. Più 700%, questi dovrebbero essere mandati a processo. Coloro che non fanno, non vedono, non vedo. Non sento, non capisco, non c'ero e se c'ero dormo. Beh, più 700% mi sembra un dato molto alto, senatore. Altissimo, altissimo, forse più alto nella storia d'Italia. Il problema, e ora voglio arrivare anche a un problema di attualità, coronavirus. Può atterrare a Fiumicino il 23 gennaio e a Malpensa, sempre il 23 gennaio, due voli che arrivano da Wuhan, la città focolaio di una delle più gravi epidemie degli ultimi anni. Non può arrivare, non può arrivare, perché è vero che vanno tutelate le libertà di movimento delle persone, ma va tutelata soprattutto la libertà e il diritto alla salute dei nostri concittadini. Io ho più volte detto in commissione ai colleghi del centro-sinistra, io sono un senatore della Repubblica Italiana, quindi devo tutelare gli interessi del popolo italiano. In solidarietà con gli altri popoli, ma gli altri popoli hanno i loro politici che si devono occupare degli interessi del Ghana, del Kenya, della Libia e di altre nazioni. Io mi devo occupare del bene del popolo italiano, lo dice la Costituzione. Io ho giurato sulla Costituzione italiana, non sulla Costituzione
mondialista. C'è stato un vostro sindaco a Civitavecchia che proprio si è battuto per evitare che una nave di crociera attraccasse e con provenienza da quelle terre. Da Ernesto Tedesco, che è un sindaco leghista, è iscritto alla Lega, che è membro del direttivo regionale del Lazio, una persona squisita che ha dimostrato veramente coraggio, perché ha difeso i cittadini di Civitavecchia, quello che era il suo compito, ma non solo i cittadini di Civitavecchia. Tedesco ha difeso tutti i cittadini italiani, perché questo è un virus. Quando si parla di quarantena non è un atto di razzismo, è un atto di tutela. La quarantena è proprio mettere in isolamento persone infette per tutelare tutta la popolazione e tutelare anche loro, perché se non avessimo messo in quarantena i nostri concittadini che sono rientrati da Wuhan, oggi eravamo molto più preoccupati, perché c'è un caso proprio di infezione. Qual è la differenza tra quando Salvini ha misto gli interni, che ha, immagino per fare moral suasion rispetto alle ONG e rispetto a, come si chiamano, queste sorte di trafficanti, di immigrati, sì. Che lui faceva moral suasion, ti teneva molto fuori e voleva fare in modo di responsabilizzare l'Europa sul tema dell'immigrazione. Certo. Ha tenuto lui, mi sembra, 4 giorni questa famosa nave, l'Ocean Vikings, ha tenuto e l'Open Arms fuori. E Gregoretti, ovviamente. E la Gregoretti fuori dal coso per 2-4 giorni, quello che è stato, certo. E tutto il resto. E si è aperto un fascicolo. Mi sembra che adesso anche la Morgese ha tenuto per altri 3 giorni un'altra nave fuori. Certo. E non mi sembra che il procuratore di Catanzaro o di altri comuni abbia appiato un fascicolo contro la Morgese, considerando che lei poi non è neanche parlamentare, ma certo. È un prefetto portato a fare il ministro. Ecco, qual è la differenza per questo discorso? Perché poi soprattutto quei 4 giorni che Salvini teneva determinavano una riduzione drastica dell'immigrazione. Uh-huh. I 4 giorni in cui la tiene il ministro Morgese determinano invece un aumento del 700%. Ma qual è la differenza? Ma la differenza è che, a mio avviso, tutto coincideva con quelle che erano le elezioni in Emilia-Romagna, quindi il governo è stato abbastanza furbetto di impedire sbarchi durante la campagna elettorale e i giorni di elezioni in Emilia-Romagna, un'operazione di propaganda politica, nulla più, al contrario di Matteo Salvini, che invece ha portato avanti quello che è il programma della Lega, per il quale è stato votato, per il quale siamo stati votati, per il quale siamo stati al governo e siamo in Parlamento, ossia limitare l'immigrazione clandestina. E lo abbiamo fatto secondo quelle che sono le leggi e la Costituzione italiana, ossia la difesa dei confini. Perché io ripeto, questo è un atto di tutela del popolo italiano, non un atto di cattiveria nei confronti di chi è su quei barconi. Tra l'altro vorrei ricordare a tutti che ci sono i canali umanitari, ci sono le ambasciate per chi si vuole dichiarare vittima di persecuzioni politiche o razziali o di qualsiasi tipo di persecuzione e limitazione dei diritti, il famoso asilo politico. Ci sono le ambasciate, e se è riscontrato che ci sono queste peculiarità, tu entri in Italia. Altrimenti, che però per i percorsi umanitari non capisco, le ONG sembrano meno interessate. No, perché rispetto a questo, soprattutto sono diciamo gestiti così, chi gestisce il traffico cioè chi gestisce la partenza dalla Libia, dall'Egitto, dalla Tunisia, dal Marocco, penso non guadagnerebbe niente se si usassero i percorsi umanitari. Bisogna ricordare che le ONG sono comunque sì delle ONLUS, ma sono dei privati. Io parlo di enti pubblici, l'ONU. Che si possono permettere una barca. Che si possono permettere io non me la posso permettere. Non neanche io. Quindi mettiamo sempre che... Io neanche il famoso gozzo, che sia a Fiumicino il gozzo è quello che usano i pescatori. A difficoltà forse riusciamo dilettanti. A fare un gommone gonfiabile. No, però dico questo, c'è l'UNICEF, c'è l'ONU, c'è la Croce Rossa, quindi le ONG non sono titolari. Poi io vorrei ricordare che nel Mediterraneo giornalmente solcano le acque 1000 imbarcazioni, dalle 1000 e 1200 imbarcazioni, da quelle commerciali e transatlantici a tutte le imbarcazioni che comunque sia di grande gettata. Allora il problema è che questi barconi si imbattono solamente nelle famose 3 ONG, Open Arms, Gregoretti
Viking, cioè solo che sanno sempre, che sanno sempre il punto esatto dove sono le imbarcazioni dei, diciamo, dei clandestini. Diciamo che tanti spettatori, senatori, hanno capito. Mi dispiace disturbarle e quindi certo. Andiamo avanti e andiamo su un terzo argomento. So che lei, uno perché ci abita a Fiumicino, Fiumicino è aeroporto di Fiumicino, sì. Aeroporto di Fiumicino è Alitalia, compagnia nazionale. Ascoltiamo come il governo sta trattando questa vicenda e poi mi dice la sua posizione. Sentiamo il ministro Patuanelli. La cessione non significa aver già individuato chi acquista, perché su questo voglio essere molto chiaro, perché ci sono alcuni quotidiani che riportano la volontà, che non corrisponde ovviamente al vero, del governo di regalare la compagnia a Lufthansa. Lo dico in modo chiaro e aperto perché è stato scritto più volte anche dai quotidiani. Noi riteniamo che il governo ritiene, ed io personalmente ritengo, che ci siano le possibilità di rilanciare la compagnia di bandiera, con la consapevolezza che il costo del personale non è il costo che determina la perdita e con la consapevolezza che lo spezzatino non è una risposta al mercato, ma l'integrità aziendale, nelle forme e nei modi che il commissario riterrà più opportune, è un valore della compagnia che deve essere mantenuto. Ritengo che ci siano sul fronte costi molti elementi su cui intervenire e certamente su questo il commissario, che avrà l'onere di proporre le soluzioni più opportune, troverà il governo sempre disponibile a ragionare sul come rendere la nostra compagnia oltre che attrattiva per il mercato, ma soprattutto una compagnia che limita e annulla in breve tempo le perdite. Purtroppo, come dire, l'attività di ministro non si improvvisa. Mi dispiace che questo sarà poi sui libri di storia, qualcosa si scriverà sul Movimento 5 Stelle, che è un fenomeno che è in fase di esaurimento. Questo lo sappiamo benissimo, perché a differenza di chi è veramente un partito, governa le regioni, ha una classe dirigente, ha governato il paese, ha le sue esperienze, è un discorso. Su questo poi si scriverà un capitolo a parte, che spero che si sia capito che nessuna attività di responsabilità si può improvvisare dalla mattina alla sera, perché c'è un comico che si inventa un vaffadei e poi c'è un furbacchione che ha un algoritmo che fa girare certo. I mi piace su internet. Questo insieme di questo elegge signori sconosciuti in Parlamento e questi signori sconosciuti diventano ministri. Dio me ne scampi, questa cosa spero che sia stata una piaga tipo la peste che non capiterà più in Italia. Andando avanti però su questo, all'Italia. Partiamo dal paradosso, facciamo finta che l'Italia in questo caso non esistesse. Italia, uno dei paesi più belli del mondo, 75% del patrimonio UNESCO del mondo, spiagge bellissime, mare bellissimo, montagne bellissime, colline belle, si mangia bene, si sta bene, perfetto, tutto perfetto. Di conseguenza c'è il mondo, che realmente succede, il mondo vuole venire in Italia, quelli vicini vengono col treno, con le macchine, col treni e con i pullman. Poi c'è qui chi fa la via Francigena e viene a piedi. La maggior parte, perché nel mondo siamo 7 miliardi, la maggior parte vengono con l'aereo. Allora io dico, gli aeroporti sono i miei, del mio paese, dell'Italia. Perfetto. Tutti vogliono venire in Italia e non è potuto esistere un'impresa italiana di trasporto aereo, che quindi dovrebbe avere la precedenza, perché l'Italia, gli aeroporti sono italiani, che guadagna una barca di soldi, cioè doveva essere ricchissima, un'azienda pazzesca, che porta, dal mondo ci chiamano, voglio venire in Italia, perfetto, ti mando il mio aereo, carico, perché vengo in Italia, è mio il paese. Cioè qui secondo me, consiglio che do, senatore, rasiamo al suolo tutto e ricominciamo da zero, e diciamo, volete venire in Italia con l'aereo? Perfetto, montate su Alitalia. Perché cioè, non si capisce questo fatto, come mai invece c'è un'azienda sconcassata che ogni volta bisogna mettere soldi pubblici, un disastro, perché secondo lei? Allora, partiamo dal tuo ragionamento. Il Movimento 5 Stelle credo che ormai sia un fenomeno addirittura di arrivo. La peste. Però c'è un problema, la peste ha fatti morti. E quindi quanti danni faranno prima che
finiranno il loro percorso e la loro energia politica? E questo è il problema. In commissione trasporti ho ricordato a tutti che l'Italia è una penisola. Tolte le autostrade, si entra tramite porti e aeroporti. E per una nostra libertà di movimento abbiamo bisogno di una compagnia aerea. Perché altre compagnie arrivano, ma se un giorno decidono di chiudere i voli, noi rimarremo isolati. Quindi dobbiamo avere proprio la libertà di movimento, sia delle persone, ma sia del sistema Nazione Italia, una compagnia aerea di bandiera. Quando eravamo al governo una soluzione c'era, eravamo quasi addirittura d'arrivo, con Ferrovie dello Stato, Atlantia, Delta e Tesoro. Avremmo salvato la compagnia di bandiera. Poi che succede? Quello io chiamo il talebano. Toninelli si inventa, che all'epoca era ministro, si inventa che questa cordata poteva andare bene, però Atlantia, che è legata a Autostrade, non avrebbe avuto sconti sulle famose concessioni, che non c'entra nulla. Che non c'entra, sono due discorsi differenti. Anche perché poi sulla questione Autostrade, Ponte Morandi, c'è la magistratura che indaga, non deve indagare la politica perché non abbiamo gli elementi, perché se bisogna fare giustizia, la giustizia in una nazione democratica la fa la magistratura, non la politica. Noi non siamo tribunali del popolo, noi dobbiamo portare delle soluzioni e fare le leggi. Però l'idea 5 Stelle è essere il tribunale del popolo. Però l'idea del 5 Stelle è il tribunale del popolo. Oggi più che tribunale mi sembrano dei boia. I famosi mastroditta, il famoso mastroditta, oggi sono diventati tutti mastroditta, tagliano la testa alle persone credendosi il gota della giustizia, della verità, noi siamo onesti e gli altri sono tutti disonesti. Ora il 15 febbraio scenderanno in piazza contro i vitalizi, i famosi vitalizi. Io vorrei ricordare, siete voi il governo, siete voi la maggioranza. Non è un'idea dell'opposizione introdurre i vitalizi. Si vota, perché questo è un atto che si vota in Parlamento, siete un governo, siete contro i vitalizi, votate contro e finisce la storia. Non c'è bisogno di andare in piazza, perché a me sembra che Di Maio vada in piazza contro Di Maio. E questo sicuramente è un grande paradosso. Comunque il dossier all'Italia, a Scienza e Lavoro, lo affronteremo sempre. No, questo è un dossier che secondo me merita un'intera puntata. Siamo vicini ai lavoratori, ai lavoratori e al sistema Io paese. Ho chiesto anche, permettimi una battuta, l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per verificare in questi anni, dal 2000 in poi, se ci sono delle colpe dolose di chi ha gestito all'Italia, perché a mio avviso un po' di malizia ci vuole, perché quella che era la prima compagnia del mondo essere svenduta in questa maniera, ma poi se non si puniscono i colpevoli non si dà mai il buon esempio. Allora, foto diciamo delle due settimane successive però alla campagna, prima si è votato in Emilia Romagna, certo. Dopo esce una foto, Sardine, Oliviero Toscani, Benetton. Facciamo vedere questi tre soggetti a quale affermazioni di Oliviero Toscani sono legati. Vediamo il servizio. Però le sardine hanno detto che sono state ingenue a fare la foto. Ma di fronte alla cattiveria umana è chiaro che uno è ingenuo, perché uno non pensa che ci sia una tale cattiveria e mancanza di visione da parte di... A lei non è venuto il dubbio che quando c'era la foto con Benetton che comunque quella cosa lì potesse avere un significato? Senta, no, io chiedo, con Toscani. Noi come fabbrica, con le autostrade, non abbiamo proprio niente da fare. No, voi no, ma Benetton sì. Vabbè, no, Benetton è un azionista di una società della quale la famiglia ha un 30%, ma magari anche lei si è investito, lei che è lì il giorno da pecora, si è investito in banca, magari anche lei è un azionista, magari non diciamo grande come Benetton, forse nel caso allora diverso, anche lei è responsabile della caduta, ma a chi interessa che caschi un ponte? Ma smettiamola. Beh, insomma, le persone che sono morte, per esempio, gli interessa. No, sì, vabbè, comunque no. Mi sembra parecchio, comunque io non mi interessa questa storia qui. Benetton sponsorizza un centro culturale. No, ma era solo per capire se secondo lei in quel momento lì... Era un caso che lui fosse lì, cioè non... Sì, ma viene a salutare ogni tanto che passa, poi soprattutto... Quindi a Benetton, ai Sardine e agli Toscani non gliene frega niente dei morti del ponte, l'ha detto lui. Ma lei cosa ne pensa, senatore? Rimango senza parole. 43 morti, figli, genitori,
persone che avevano una propria vita. Veramente sono basito, non saprei come rispondere. A noi interessa, a noi della Lega interessa, senza estremizzare i concetti. 43 vite meritano giustizia, bisogna fare giustizia. Io vedo un atto disumano, un atto disumano. E veramente sono sconvolto anche da alcune dichiarazioni. Siamo ingenui sulla questione della foto con i Benetton. Io per esempio non conosco, faccio la politica, non conosco Benetton, non conosco Soros, non conosco i grandi poteri e non farò mai la foto con loro. Ma quale ingenuità? Il progetto è chiaro. Le sardine non sono un movimento autonomo e nel libero, sono manipolati, sono dei burattini. Io faccio politica dall'86, se non hai coperture politiche così forti e anche economiche non metti in piazza, non vai sui giornali, non diventi un punto fondamentale. Qui ci sono delle coperture, perché dei perfetti sconosciuti che dal giorno all'altro tutti i giorni sono invitati nelle trasmissioni, vedi La 7, tutti i giorni sono su Repubblica, tutti i giorni sono sulla Stampa, tutti i giorni sono sul Messaggero. E chi sono? Diciamo i proprietari si sono rilassati. Chi sono i proprietari di questi giornali? Quindi le sardine non sono un movimento libero. Diciamo che le sardine sono rilassate e Oliviero Toscani gli ha combinato su un guaio. Oliviero Toscani... Perché da una parte Oliviero Toscani ha smascherato l'alleanza. Cioè chi c'è dietro le sardine? Quelli che noi siamo abituati a chiamare i poteri forti. Ma io direi... I Benetton vengono considerati i poteri forti perché ai tempi D'Alema diede Benetton Autogrill... Quando poi alla fine gli ha fatto vendere Autogrill, gli ha dato le autostrade, tanto non ce lo dobbiamo nascondere. Cioè, lì c'è stato tutto un ragionamento politico che ha alcune famiglie, tipo De Benedetti, certo, i Benetton, i Colaninno, cioè queste sono tutte famiglie che sono stati gli imprenditori della sinistra italiana. Come la destra ha avuto Berlusconi, loro sono stati gli imprenditori della sinistra italiana. Mi permetti una abbiamo concluso 5 secondi e indica l'ultima battuta. Berlusconi ci ha messo la faccia, loro ci mettono i soldi, che è un'altra cosa. Eh sì, sono due cose complete. Io ringrazio il senatore De Vecchis, grazie per essere stato qui con noi. Questa è una persona schietta, chiara, ha avuto il coraggio di entrare su questi temi sul quale noi l'abbiamo sollecitata. Grazie. Ecco, chiamiamo un po' di pubblicità. Grazie. Questo è un paradiso terrestre, guardate su. Sì, questa è una pioggia di meteoriti di prosciutto buono. Devo dirvi che fa abbastanza impressione vedere tanti prosciutti così interi. Se entri da Lattanzi non ne esci più. Tra profumi e sapori, tra salsicce e porchette, tra coppiette e salami, ci ritornerai con la persona che ami. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 in più, vabbè. Guarda un po' quant'è questa. 3,1 kg ho fatto. La salsiccia va come il vento, 3 kg di salsiccia, qui 3 kg hai detto? 30 salsicce. Yeah.
Venite con me, io prima di comprare qualcosa, il maiale soprattutto, voglio che sia italiano. Allora vengo qua all'antica norcineria Lattanzi Franco e guardi, guardi, non le comprereste tutte? Mamma mia, è che mi fa un po' male al fegato dopo un po', però tutta sta fila se può fa, come si dice a Roma, se può fa. Oh, senza conservanti, senza coloranti, senza glutine, senza lattosio. Da chi? Da Lattanzi, tutta roba italiana. Tutte. Antica norcineria di Lattanzi Franco e figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri. Telefono 06 94 76 055. www.antica-norcineria.com.